Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i partecipanti, sono Alice Confalonieri di FPA, che oggi organizza questo webinar in collaborazione con ServiceNow, di cui saluto i rappresentanti che vedo collegati, Luca Zuini e Mario Noioso. Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di una piattaforma cloud intelligente e intuitiva per il lavoro ai tempi del Covid-19. Ora iniziamo col programma di oggi. Come vi dicevo, parleremo di una piattaforma cloud intelligente che consente di pianificare e coordinare la ripresa delle attività, supportando così il ritorno in ufficio delle persone, garantendone ai giorni nostri l'indispensabile sicurezza. I relatori di oggi saranno Francesco Colasuonno, dirigente ufficio strategie digitali, architetture e sicurezza di INAIL, Luca Zuini. Buongiorno a tutti. Buongiorno Francesco. Luca Zuin, Enterprise Account Executive di ServiceNow e Mario Noioto, Senior Solution Consultant di ServiceNow. Ringrazio loro per la disponibilità e passo la parola al primo relatore. Francesco, ti carico la presentazione e ti passo la parola. Grazie Alice, saluto tutti. Stamattina in sintesi vi racconterò un po' come l'INAIL sta reagendo e sta rispondendo all'emergenza sanitaria derivata dal Covid-19. Una brevissima premessa per contestualizzare. L'Italia è stata uno dei primi paesi che ha dovuto confrontarsi con la diffusione dell'epidemia e quindi ha dovuto inventarsi un modello di risposta, se vogliamo, senza avere dei parametri veri di confronto, anche perché l'esperienza cinese si basava su un modello di comportamento, un modello sociale ed economico, molto lontano da quelli che sono, le abitudini e i modelli dei paesi occidentali. Quindi le misure messe in atto dall'Italia sono state, diciamo, inventate quasi ex novo. Adesso sull'efficacia di queste misure non mi esprimo, c'è un dibattito politico acce anche molto acceso in atto e probabilmente gli esiti positivi o negativi delle misure in atto li potremmo rilevare forse tra qualche tempo. Però certo è che altri paesi del mondo occidentale stanno mutuando in toto in parte anche il modello messo in atto dall'Italia. Cosa sta facendo la pubblica amministrazione? Perché la pubblica amministrazione è un elemento, uno snodo fondamentale nel modello di reazione e ripresa. Questo è il titolo che ho dato a questo intervento. La pubblica amministrazione gioca un ruolo chiave e può essere l'elemento dirimente rispetto ad un'efficace risposta alla crisi. Intanto, diciamo una cosa, non ci si improvvisa azienda di servizi digitali da un momento all'altro. Se l'INAIL è riuscita a fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace questa situazione di emergenza è perché da almeno due treni, due piani triennali, noi scandiamo il tempo con piani triennali di innovazione IT, ha creato i presupposti per questo. I presupposti in termini di governance, soprattutto di governance dell'IT, di fusione, di connubio tra organizzazione e IT, e su una serie di attività di digitalizzazione dei processi, dei servizi, di semplificazione dei processi che oggi hanno consentito una risposta efficace nei termini che registriamo. Gli ambiti di risposta di INAIL possono essere classificati in tre settori, in tre cluster: servizi, comunicazione e strumenti. Nell'ambito servizi, diciamo, in sintesi possiamo citare il percorso di telematizzazione dei servizi istituzionali su cui lavoriamo da anni. Un elemento ancora, diciamo,
che rimane, per cui rimane necessaria la presenza in loco, sono i servizi degli ambulatori, dei centri medico-legali. Ma anche su questo ci sono dei margini, ne parlerò tra un attimo. Il ruolo fondamentale del contact center per i servizi forniti sul canale telefonico e di informazione a distanza. La service control room, che ormai da anni è un elemento, un elemento fondamentale che noi abbiamo realizzato all'interno della direzione IT per avere un monitoraggio end-to-end dei servizi. Anche questo si può dire, il sistema di IT Service Management che abbiamo adottato viene abilitato dalla piattaforma ServiceNow e ci consente di avere in tempo reale l'andamento della disponibilità della funzionalità dei servizi istituzionali, fondamentale in questo momento in cui i servizi telematici, il canale telematico è il canale principale di erogazione dei servizi. E poi dopo l'aspetto non affatto marginale, non ultimo, legato alla sicurezza. Nell'ambito della comunicazione, supportare, perché la comunicazione in questi momenti, in queste situazioni è fondamentale. Abbiamo dedicato delle aree tematiche a supportare relativa all'emergenza, sia per utenti esterni che per i dipendenti sulla intranet. Il canale telematico che avevamo predisposto in risponde è stato uno dei canali più utilizzati in questa situazione. E cito soltanto tutte le disposizioni, note tecniche e anche regolamentari che sono state pubblicate dall'INAIL per la tutela della salute del cittadino e del lavoratore. Sul fronte interno è stato fondamentale, si è rilevato un elemento vincente, quello di aver attivato delle attività di adozione degli strumenti di smart working da parte del personale INAIL. Noi siamo circa 9.000 dipendenti che non sono mai stati lasciati soli nell'utilizzo dello strumento digitale, della postazione digitale, ma sempre accompagnati dalla necessaria attività di accompagnamento e di adozione. Sul fronte dei servizi, già c'è stato un percorso l'anno scorso di sperimentazione dello smart working che ha coinvolto qualche centinaio di persone, che non è stato improvvisato, è stato organizzato in termini sia di processo, sia di standard di riferimento, sia di tecnologie, che è un po' diverso, diciamo, in questi giorni, in queste settimane se ne sta parlando anche sui social network. Lo smart working è un po' diverso dal remote working. Cioè, smart working non significa lavorare da una postazione da casa e basta. Significa organizzare il lavoro per obiettivi, significa lavorare con strumenti di collaboration, cambiare la modalità di pensare il lavoro. Lo smart working è un cambiamento non prettamente tecnologico. Chi lo legge come un semplice cambiamento tecnologico è fuori strada perché non sta cogliendo appieno la portata di questa innovazione. Lo smart working è un cambiamento tecnologico, sicuramente, ma anche organizzativo e culturale. Il dipendente fa un passaggio culturale significativo lavorando in smart working. Al dipendente viene chiesto delle risorse nuove a cui non aveva forse pensato in precedenza. È fondamentale anche il ruolo del manager. Il manager, il dirigente, deve mai lasciare soli i propri collaboratori, li deve seguire, li deve motivare in una modalità di lavoro nuova, diversa, che presenta una serie di opportunità, ma anche una serie di difficoltà, soprattutto per chi non ha una predisposizione innata su questa modalità di lavoro. Quindi questa è la vera scommessa. I nostri vertici hanno in più occasioni rappresentato la maniera in cui
nei diversi profili, 9.000 dipendenti INAI abbiano risposto con una capacità di adattamento davvero significativa alle nuove modalità di lavoro. E questo è anche il risultato di un percorso di maturazione culturale che si è articolato nel tempo. Lesson learned. Tipicamente sempre bene, anche se si corre, nei momenti fondamentali dei percorsi di innovazione, soprattutto fermarsi un attimo, guardare dietro e fare un po' con una visione in retrospettiva, fare un po' sintesi sulle cose che sono andate bene, sulle cose che possono essere migliorate e soprattutto quali sono le best practice che possono essere anche diciamo, utilizzate da altri. Intanto non si è mai abbastanza veloci. L'INAI ha risposto con tempestività e con efficacia all'emergenza, ma perché ha lavorato sull'organizzazione flessibile in questi anni. Però la capacità di reagire agli eventi imprevisti deve essere sistemica, cioè non deve essere casuale. Non è che siccome per caso non ci siamo mossi sulla trasformazione digitale, adesso siamo pronti. L'organizzazione deve essere capace, resiliente, capace di adeguarsi agli imprevisti. Per farlo bisogna avere proprio una cultura orientata alla gestione dei rischi. Per chi, diciamo, per gli esperti di risk management sanno che il rischio è il risultato del prodotto tra la probabilità che il rischio avvenga e l'impatto negativo che il rischio comporta. Quindi è vero che il rischio dell'epidemia era molto basso, quasi nullo, ma l'impatto è devastante, quindi il prodotto poi dopo alla fine portava un valore che ne giustificava la necessità di gestirlo e di prevederne le azioni di mitigazione in anticipo. Prevedere soluzioni semplici, quella che presenterò tra qualche attimo, ne è un esempio. Le soluzioni devono essere semplici perché servono nel momento in cui vengono pensate. Se ho bisogno di qualche mese per realizzarle, quando le ho fatte non servono più, oppure servono in termini diversi. Qui davvero dobbiamo passare dal paradigma del time to market, che ancora devo dire, non è che sia del tutto acquisito, al paradigma del time to value, cioè dobbiamo portare delle soluzioni che creino valore, perché altrimenti diciamo, saranno rapidamente abbandonate dagli utilizzatori. Quindi soluzioni semplici e immediate, vedremo anche come la soluzione su cloud. Che stiamo adottando su piattaforme Service Now risponde a questi requisiti. Guardate indietro, ho detto prima, organizzazione flessibile che riesce anche a convertire, diciamolo sottovoce, tra virgolette, ma è così, l'opportunità i problemi, le criticità in opportunità. No, non è cinismo, ma noi dobbiamo sapere che la nostra forza, la forza delle persone, delle organizzazioni, della pubblica amministrazione è proporzionale alle difficoltà, alla profondità delle difficoltà che abbiamo superato in precedenza. Quante più difficoltà abbiamo superato, tanto più siamo forti. Quindi l'emergenza Covid sicuramente è stata ed è un acceleratore verso la trasformazione. E salvaguardarsi anche uno spazio per agire sulla remotizzazione delle attività. Ad esempio, prima fra tutte, la telemedicina, su cui ci sono dei grossi margini di innovazione ancora in essi. Come potrebbe essere il mondo dopo l'emergenza Covid? Il perdurare di condizioni di distanziamento precauzionali sicuramente per limitare il rischio di una ripartenza del contagio modificheranno non solo le nostre abitudini sociali, ma anche e soprattutto di modalità di lavoro. Lo scenario economico è sicuramente fortemente impattato dal periodo di lockdown e noi come ente che assicura il lavoro ne dovremo recepire i cambiamenti per dare il giusto sostegno al mondo delle imprese. Deve esserci una nuova consapevolezza su quali possono essere i rischi futuri e quindi mitigarli con una gestione
adeguata del rischio, mettere in campo nuove modalità operative e sperimentazione di modelli innovativi, anche in particolare per l'organizzazione del lavoro, consolidare tutto quello che si è prodotto in questo periodo di lockdown, cioè capitalizzare e metabolizzare e far diventare sistemiche le innovazioni che sono state introdotte in questo periodo. E poi dopo l'importanza dei dati come elemento fondamentale per avere il polso, il monitoraggio operativo, decisionale, strategico sulle azioni che si stanno intraprendendo. Allora sì, dicevo, le risposte, il ripensamento delle strategie e il rafforzamento vanno sulla digitalizzazione totale. Revisione del rafforzamento della gestione del rischio e della sicurezza, focus su un'organizzazione flessibile, agile e trasparente, utilizzo dei dati per il governo ai vari livelli decisionali, destrezza digitale, digitale, destrezza digitale dei dipendenti per dare il contributo al paese a recuperare sulle competenze digitali che sono uno degli elementi dell'indice DESI, Digital Economic and Society Index, su cui l'Italia è un po' più indietro rispetto agli altri paesi europei, su cui deve recuperare fortemente. Poi dopo, resilienza e affidabilità dei sistemi perché rappresentano i sistemi che consentono la telematizzazione dei servizi, rappresentano il canale principale di erogazione dei servizi. Vi mostro rapidamente una slide presa in prestito da Gartner, che sta nel modello che stiamo un po' utilizzando per rivedere la nostra strategia T triennale. Noi avevamo proprio prima dell'emergenza approvato il piano triennale T2022, adesso lo dobbiamo rivedere per posizionarci su una delle tre possibilità. Le aziende di servizi stanno adesso, dopo la riapertura, stanno posizionandosi su un recupero, un mantenimento delle priorità precedentemente definite, una riduzione delle priorità precedenti in ragione di minore disponibilità finanziaria oppure una riduzione fisiologica del mercato di riferimento, o addirittura reinventando nuove priorità. Se notate, la freccia azzurra del reinvent parte anche prima della riapertura. Pensate alle aziende che si sono trasformate rapidamente per produrre ventilatori polmonari o mascherine o altri dispositivi. Quindi diciamo anche questa può essere un'opportunità anche per rivedere il business delle aziende. Vediamo un po' alla soluzione back to office. Allora, adesso c'è il rientro al lavoro, bisogna gestire il rientro al lavoro seguendo le direttive sia del governo ma anche del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le regole tecniche che anche l'INAIL sta emanando. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione di riferimento è proprio la direttiva 3/2000 che gestisce un po' le modalità di rientro al lavoro. Allora, il rientro al lavoro significa salute dei lavoratori, significa organizzazione del lavoro, significa gestione degli spazi, degli ambienti e dei dispositivi di sicurezza. Allora, il progetto Back to Office, che in sintesi sto presentando questa mattina, si basa su questi quattro punti chiave. Sicurezza, bisogna contingentare le presenze in base ai criteri. I criteri che sono definiti sia da parte del responsabile dell'RSPP, responsabile della sicurezza, della prevenzione della sicurezza, in termini di gestione degli spazi e delle interazioni personali, e anche in ragione delle esigenze lavorative, cioè privilegiare la presenza delle persone, dei collaboratori, il cui lavoro ha un vantaggio, ha una necessità di essere svolto in presenza. Sono semplici ed efficaci, questo l'ho detto anche prima, altrimenti arrivano tardi e non servono più, servono
utenti diversi. Rapidità, noi questa soluzione la stiamo adottando proprio in questi giorni nel nostro sito della direzione dell'organizzazione digitale. Sul rispetto delle distanze negli ambienti comuni, quando si apriranno mense, ingressi, uscite, qui stiamo anche qui cercando rapidamente delle soluzioni anche con dispositivi wearable e con sistemi da integrare anche questi in un momento successivo alla soluzione service line. Quindi la soluzione, semplicità di configurazione, l'abbiamo configurata in pochi giorni, si basa su un'app mobile che è un elemento vincente perché venga adottato da parte dei dipendenti che portano il proprio telefono, è integrato ovviamente sul canale portale app mobile, i dirigenti possono gestire le postazioni loro assegnate tramite il portale, e poi dopo la soluzione si basa su un'app in SaaS, quindi questo qui è un elemento vincente perché riduce al minimo le attività di installazione, configurazione, deploy e messa. In che cosa consiste la soluzione? Abbiamo importato nel sistema la mappa del nostro palazzo, piani, le stanze, le postazioni attribuite ai diversi uffici e ai vari utenti, gestiti mediante gruppi, il dirigente con uno scheduling settimanale e quindicinale, avendo a disposizione diciamo circa il 50% delle postazioni, che può assegnare con un workflow al proprio personale, che ha la possibilità di compilare attraverso l'app l'autocertificazione sanitaria per ingresso negli ambienti di lavoro, che riguarda la temperatura, deve essere i sintomi influenzali della temperatura deve essere inferiore a 37 gradi e mezzo e non deve avere sintomi influenzali, non deve aver avuto contatti con deve dichiarare di non aver avuto contatti con persone in quarantena positivi nei 14 giorni precedenti e non deve provenire da zone dall'estero da zone. Questa autocertificazione è inserita a sistema dal dipendente, il dirigente gli attribuisce una postazione con lo scheduling e il dipendente o collaboratore esterno, perché da noi utilizzano i nostri ambienti sia collaboratori esterni, consulenti esterni che dipendenti INAIL, accettano l'attribuzione della postazione e a questo punto possono fare ingresso nello stabile e rimanere per il tempo stabilito. Quindi questa è la prima fase, che oggi facciamo su carta, cioè nel senso che noi pensiamo di rilasciare proprio nei prossimi giorni. L'app è già in sperimentazione presso alcuni uffici, quindi dovrebbe andare in esercizio nelle prossime ore, perché altrimenti questa attività che è prevista dalla norma deve essere gestita in altra maniera, cioè ci vuole qualcuno che prende le autocertificazioni, che verifica l'identità della persona, eccetera. Nella seconda fase integreremo questo sistema con ad esempio i sistemi di accesso, i tornelli, oppure quando sarà possibile l'utilizzo degli spazi comuni, in maniera tale da differenziare nel tempo, da dilazionare nel tempo la presenza di persone negli spazi comuni, ingressi, uscite, tornelli e anche per la distribuzione dei dispositivi come mascherine e altri guanti mascherine per la presenza nel lavoro, nell'ufficio. Quindi, quali sono le funzionalità, le funzioni che questa app abilita, automatizza? Una gestione disciplinata, ordinata e controllata, soprattutto monitorabile con i sistemi di monitoraggio già predefiniti, del rientro in ufficio del personale interno ed esterno. Immediata adozione,
configurazione in ragione in virtù dell'operatività della soluzione su cloud, su SaaS, e il monitoraggio, dicevo prima, mappatura completa della storia dell'ingresso di un utente e della sua posizione. Questo è molto utile nel caso, ad esempio, tra l'altro, di eventuale contagio nei giorni successivi rispetto alla presenza in ufficio per individuare tutti i potenziali contatti che può aver avuto il dipendente. Nella sua permanenza all'ufficio lavoro. Questi di sotto sono alcuni esempi, non so quanto si riescano a vedere, anche dei sistemi di monitoraggio che la soluzione mette a disposizione. Io ho finito, mi fermo qui, do la parola ai colleghi e poi dopo ci organizzeremo anche per rispondere a eventuali domande. Grazie. Grazie Francesco. Do la parola a Luca Zuin di ServiceNow. Allora, la presentazione dovresti già vederla. Perfetto. Sì, mi sentite? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Luca Zuin, sono l'account per la pubblica amministrazione in ServiceNow. 20 secondi per descrivervi cosa fa ServiceNow e chi è ServiceNow. È una cloud platform nata nel 2003 per la digitalizzazione dei processi, sia verso l'esterno che verso l'interno di un'azienda. Si pone quindi l'obiettivo di semplificare la vita lavorativa dei dipendenti, così come nel mobile ha cambiato la vita personale di ciascuno di noi. In pratica, quello che cerchiamo di fare è di rendere possibile un modo diverso di lavorare, sfruttando i paradigmi social, i paradigmi web e il mobile, che sono comuni nella vita normale, ma che nella vita aziendale, difficilmente sono già entrati di utilizzo comune. E quindi aiutiamo nell'orchestrazione, nella gestione di questi processi e di questo passaggio i nostri clienti nella digital transformation. Siamo presenti nel marketplace della pubblica amministrazione, quello voluto da Agid. Abbiamo ricevuto la certificazione, tra i primi ad aver avuto anche questa certificazione, sia come CSP provider, sia come SaaS provider. E abbiamo ovviamente i nostri data center in Europa. Come vanto possiamo dire che nel 2018 siamo stati dichiarati da Forbes l'azienda più innovativa al mondo, davanti anche ad aziende come Netflix, Amazon e così via, o Tesla, che sono le aziende che probabilmente tendono maggiormente all'innovazione. Il nostro supporto alla digital transformation delle aziende, ma anche della pubblica amministrazione, copre a 360 gradi quelli che sono i processi aziendali o i processi di una pubblica amministrazione. Si rivolgono sia verso l'esterno, con il supporto a cittadini o clienti. Pensiamo, per esempio, a clienti della PA a livello mondiale che gestiscono gli accessi alle mense le richieste degli accessi alle mense scolastiche, piuttosto che il rilascio digitale di certificati. Proseguendo per quello che invece è tutto il mondo interno della digitalizzazione, cioè dei servizi al dipendente. In Italia abbiamo grandissimi clienti come Eni, Enel, Tesa, che utilizzano le nostre soluzioni per semplificare il rapporto dipendente-impresa. Penso a elementi tipo la richiesta di un attestato di lavoro da consegnare per avere una particolare agevolazione, piuttosto che alla verifica ferie e permessi, eccetera, che normalmente risiedono nei sistemi di back-end delle aziende e a cui i dipendenti hanno difficoltà di accesso. E terminando con quello che è il nostro, diciamo, chiamiamolo primo amore, cioè l'operational intelligence della parte di IT, quindi la gestione di tutto ciò che riguarda gli ambienti IT, dove recentemente Gartner per l'ennesimo anno ci ha considerato leader di mercato, coprendo un market share che va intorno al 51%. Questa possibilità di coprire tutte le aree di innovazione all'interno di un'azienda ci ha permesso di rendere i nostri clienti rapidi ed efficaci nella gestione dei processi interni per quanto riguarda il Covid. Sin da marzo abbiamo potuto rilasciare tre app che hanno permesso di gestire in maniera semplificata quello che è il processo di fase 1, quello chiamiamo del lockdown e della fase di maggior contagio all'interno dei vari stati, e
Universalmente riconosciuto questo anche da diverse testate giornalistiche e di settore. Cosa ci ha permesso di fare ServiceNow e di supportare i nostri clienti ServiceNow durante la fase 1? Semplicemente gestire il processo di capire attraverso un self-report da parte dei dipendenti di un'azienda o di una pubblica amministrazione o eventualmente verso l'esterno, di capire lo stato di una persona. E laddove questa persona fosse risultata positiva, incrociare queste informazioni con le informazioni contenute all'interno dell'azienda, quali potevano essere l'incrocio con gli appuntamenti avuti nelle ultime 2 settimane, 3 settimane, piuttosto che la location dove si trova il piano e così via, per determinare quello che è il livello di esposizione con l'exposure management. Che impatto poteva aver avuto all'interno della comunità o all'interno dell'azienda quella persona in termini di trasferimento del contagio verso altri dipendenti o verso altre persone. E chiudere il cerchio attraverso un invio a queste persone che potevano essere impattate attraverso l'employee check per capire che cosa è successo e che come si può richiedere nuovamente il self-report e ricominciare il circolo virtuoso per capire appunto come il contagio si andava propagando all'interno dell'azienda, soprattutto in ambito di grandi pubbliche amministrazioni con magari sedi disparate all'interno del territorio. Se questa prima fase, come dicevamo, è arrivata a marzo e per noi è arrivata leggermente tardi rispetto a quello che poteva essere un impegno di ServiceNow qui in Italia, diversamente è stato la fase 2, perché nasce proprio da un'iniziativa italiana, quindi da una nostra idea, proprio voluta qui a ServiceNow Italia, l'approccio al Return to Work, perché comunque anche se non siamo stati i primi rispetto alla Germania probabilmente o ad altre aziende, siamo quelli che nel ritorno al lavoro abbiamo dovuto affrontare probabilmente più problematiche rispetto magari ad altri. E da questa iniziativa ServiceNow ha rilasciato una serie di app e di soluzioni che permettono di coprire a 360 gradi questa seconda fase, non solo in maniera temporanea, cioè relativamente solo a questa fase più o meno lunga quanto sarà, ma che poi, come diceva il dottor Colosuono prima, potrebbero diventare e essere capitalizzate per rigestire quello che potrebbe essere lo smart working di domani o le necessità dei dipendenti di domani in determinate condizioni. Lascio la parola a Mario per descriverti più nel dettaglio quello che potrebbe essere il Return to Work organizzato da ServiceNow. Buongiorno a tutti, Mario Noioso, ServiceNow, Solution Consultant. Faccio parte della struttura di prevendita e insieme a Luca seguo i clienti dei territori del sud Italia. Allora, volevo raccontare poi come è proseguito da parte di ServiceNow il supporto ai nostri clienti, ai nostri partner, diciamo, ai cittadini, dalla prima fase, diciamo, la fase zero, in cui abbiamo aiutato i clienti attraverso le applicazioni di Safety Check e Self Report, e adesso stiamo andando a indirizzare tutta una serie di scenari che accompagnano il dipendente in questa nuova fase e le aziende, forniamo alle aziende gli strumenti per poter far sì che dal punto di vista del comunicativo, dal punto di vista del supporto, dal punto di vista della gestione degli spazi, delle rotazioni e delle policy che dobbiamo rispettare sia per normative diciamo centrali che per individuali intorno all'azienda, possono essere implementate, come diceva Francesco, con uno strumento semplice, immediato e che sia naturalmente sul cloud, per cui di facile, diciamo, senza praticamente installare con semplici configurazioni. Lo scenario precedente quindi si completa con la parte di portare gli employee, che rappresenta in questo momento, mi permetto di dire, un po' la stella polare, no, all'interno delle aziende, perché in un contesto anche frammentato dal punto di vista delle informazioni e provenienti anche da fonti diverse, le aziende stanno utilizzando il portale per poter convogliare le diverse fonti di informazioni all'interno di questo portale.
sia in termini di campagne che possono essere fatte verso gli employee, quindi comunicazioni mirate, ma anche per poter fare delle survey e per poter indicare quali sono gli step, le normative che devono seguire per poter vivere in sicurezza questa nuova fase lavorativa. Inoltre il portale, come poi vedremo con un veloce insonno, può essere anche utilizzato per poter fare richieste di dispositivi personali, quali potrebbero essere gel, mascherine, oltre nella gestione di spazi comuni all'interno dell'azienda, come potrebbe essere la prenotazione di uno slot all'interno di del time frame in cui la mensa, ad esempio, è aperta. Lo scenario cuore, cui stiamo lavorando intensamente in questi giorni, è quello del return to work, o return o back to work, insomma, un po' della, come si vuole interpretare il ritorno al lavoro, se il ritorno proprio al lavoro in senso perché si era sospeso, oppure ritorno in postazioni workplace in termini proprio di uffici fisici. E in questo caso siamo in grado con la soluzione di andare a far sì di produrre delle turnazioni in cui gli impiegati, gli employee eletti a tornare, quindi soddisfacenti i criteri di cui ci parlava il dottor Colasuono in termini di salute, in termini di volontà e in termini di mansioni, possono far parte di calendari rotativi ed essere messi all'interno di uno scheduling che può essere poi settimanale, bisettimanale, insomma deciso dalle aziende. Punto forte di questa soluzione è l'applicazione mobile, perché vedremo che in una maniera bidirezionale gli employee sono in grado sia di essere comunicati da parte del datore di lavoro, dal proprio manager o dell'addetto HR, della disponibilità di un posto all'interno degli uffici e quindi di poterlo prenotare all'interno di poterlo fare una sorta di check-in all'interno del telefono, o viceversa, se il dipendente fa parte dell'insieme rotativo che sta per tornare al lavoro, è in grado di selezionarsi la postazione all'interno di quello che gli è concesso e prenotarsela. Naturalmente si possono anche creare criteri più sofisticati nelle attribuzioni delle postazioni di lavoro, ad esempio delle assegnazioni basate sulle proprie mansioni, se vogliamo far tornare tutte le persone dell'IT, le persone del procurement, le persone dei contact center. Chiaramente la soluzione è molto flessibile e adattamente configurabile. Spendo due parole prima di farlo in sonno sulla parte del portale che a me piace chiamare la stella polare. Il portale è il punto di riferimento in cui in una modalità consumer like, perché i nostri portali, non so se li conoscete, strizzano l'occhio al mondo consumer, a quello che può essere un portale Netflix o di Disney, che peraltro è proprio il nostro, e quindi cerchiamo di dare attraverso questo punto di contatto una user experience che sia pari a quella che gli utenti normali, che noi cittadini, a me stesso, insomma, piace quando vado a prenotare, ad esempio, oggetti su Amazon o a vedere film su Netflix. Quindi attraverso questo il dipendente può muoversi per informazioni, per prenotazioni e per essere guidato in maniera sicura all'interno di questa fase. Tornando invece all'applicazione Black at Work, questo è il flusso principale che poi vedremo nell'insonno. Abbiamo quindi il manager oppure il proposto della parte HR che inizia a configurare i workplace disponibili attraverso una semplice applicazione. Quindi fa una divisione sostanzialmente degli spazi, delle stanze messe a disposizione. Ogni azienda si sta organizzando diversamente, possibile suddividere per uffici e stanze all'interno di uffici. Alcuni clienti stanno facendo divisioni per building e per piani e dividere quindi le stanze da attribuire con un criterio di distribuzione per piano, ma l'applicazione stessa ci consente di andare a implementare quelli che sono i criteri congeniali ai criteri che l'azienda si è dotata. Dopo la fase di creazione dei workplace disponibili c'è la fase vera e propria di planning. In questo caso l'iniziativa può partire dal manager, può partire dal proposto dell'HR ed è possibile fare attraverso l'applicazione l'assegnazione dei posti. Sia in una maniera classica di applicazioni back-end di ServiceNow, un'applicazione in una forma di lista tabellare, ma anche dal punto di vista grafico, in cui anche qui con un'esperienza molto semplice è possibile spostare barrettine di sostanzialmente di workplace, di posti all'interno delle stanze, sui dipendenti a che vogliamo attribuire per la possibilità di tornare al lavoro. Quello che vedete qui è l'applicazione mobile, perché come dicevo in precedenza, c'è una bidirezionalità in questo scenario. Quindi qui abbiamo visto che
il manager proposto o il dirigente o la persona HR configura i workplace all'interno delle stanze. La seconda fase è la fase proprio di attribuzione di questi spazi, che può avvenire attraverso un'applicazione, diciamo, di back-end di ServiceNow, quindi classica in forma di lista tabellare, oppure attraverso un'applicazione grafica in cui con uno spostamento appunto di barrette, che in questo caso rappresentano i posti da occupare, sulle persone si fa semplicemente in maniera grafica l'attribuzione. Lo scenario può essere bidirezionale. Alcuni clienti si stanno orientando nell'attribuzione da parte dei manager delle postazioni, quindi saranno il manager diretto oppure il preposto dell'HR per il suo sottinsieme di competenza ad attribuire la postazione all'interno dell'applicazione, e quindi l'employee sarà notificato che dovrà rientrare in azienda e dovrà occupare quel posto all'interno di una stanza, che potrebbe essere ovviamente il suo posto naturale di occupazione precedente, e in questa fase semplicemente in rotazione magari con i suoi compagni, quindi nella prossima settimana toccherà a lui, poi nelle successive, dopo chiaramente le varie sanificazioni e altre norme che le aziende applicheranno, torneranno i suoi colleghi. Oppure viceversa, d'iniziativa, naturalmente se il dipendente fa parte degli eletti e può tornare al lavoro, attraverso l'app mobile si potrà fare un vero e proprio check-in, un po' come si fa diciamo, sui treni e sulle aerei, a prendere il posto all'interno delle stanze. E l'applicazione, in modo da poter continuare anche qui con l'esperienza, un po' come facciamo sui portali, e dare quel tocco di consumer experience, per cui il dipendente si trova a maneggiare un'app così come fa di solito nella vita privata. Completa la soluzione la parte di dashboarding, che riassume un po' tutto lo stato di allocazione dell'azienda, quindi le stanze occupate, le persone che ancora devono poter rispondere a una chiamata di dispatching, e una cosa molto interessante, un po' come diceva il dottor Colasolno prima, la possibilità di andare a prendere lo storico delle occupazioni delle stanze, perché chiaramente in caso di qualche dipendente dovesse segnalare un problema, un sintomo, si può ricostruire praticamente dove è stato e eventualmente con chi è stato a contatto, sempre nei termini chiaramente della distanza permessa all'interno delle stanze, e quindi fare un'analisi di esposizione che poi l'azienda riterrà opportuno. Allora, vi faccio vedere giusto un commento tecnico prima di andare sulla piattaforma, non vorrei andare troppo lungo. L'applicazione ha tre anime, una parte naturalmente di anagrafica in cui si vanno a definire i dipendenti, i gruppi al quale appartengono, e le stanze locali, tutta la gerarchia dei building. Molti dei nostri clienti hanno già chiaramente questi tipi di anagrafiche, che sono le persone all'interno che utilizzano di fatto la piattaforma per altri scopi, per altri scenari, per altri use case, ma è risultato semplice in molti contesti integrarsi con gli esistenti sistemi di anagrafica, e quindi importare in questo caso le utenze e anche la parte di logistica per poter fare le assegnazioni. Questa è la parte, diciamo, il cuore in cui vengono definite le policy, quindi vado a fare le turnazioni. Come diceva recentemente, molte aziende si stanno orientando per turni settimanali, ma ciò non toglie che si possa estendere il periodo bisettimanale o addirittura anche mensili, in cui le persone vengono attribuite a dei turni e vengono poi schedulate con i criteri bidirezionali che l'azienda sceglie, la parte di dashboarding. Allora, io andrei diciamo, velocemente all'hands-on, così faccio vedere la piattaforma, condivido il mio schermo, e dovrebbe andare tutto bene, io vedo la condivisione, penso che la vedete anche voi. Questa è la parte finale, se ci torniamo, questa è chiaramente la... diciamo, il ServiceNow così come si presenta all'interno di questa soluzione. Quindi siamo in cloud, quindi siamo su Chrome, siamo sul web, diciamo veloce, tutto live, quindi perdonatemi se ci dovesse essere qualche interruzione di rete, ma non credo. E a sinistra abbiamo gli elementi che appartengono alla soluzione. Questi in viola rappresentano la parte anagrafica, che sono elementi di piattaforma sostanzialmente, quindi non necessariamente legati alla soluzione del back to work. Abbiamo la lista dei dipendenti, naturalmente questo nell'ambiente Lean, nell'ambiente demo, quindi la lista dei dipendenti, e per ogni dipendente, andiamo a vedere il mio caso, oltre alle informazioni anagrafiche che possono essere poi
utilizzata in tutti gli altri scenari use case che mette a disposizione la piattaforma. Abbiamo informazioni eventualmente legate strettamente al Covid per poter selezionare o meno le persone nei turni di rientro, i gruppi nel quale la persona appartiene, quindi in questo caso sono una persona del secondo ufficio, e le locazioni a quale mi è concesso andare, quindi alcune stanze del secondo ufficio. Quindi ciò significa che in questa configurazione anagrafica io parteciperò ai turni rotativi del mio gruppo, cioè io e i miei colleghi del secondo ufficio, all'interno di questi locali. Gli altri elementi anagrafici sono i gruppi, come dicevo prima, quindi all'interno di ciascun gruppo, ad esempio questa è una persona del quarto ufficio, avremo sempre la lista delle persone, e importante è la divisione, poi anche la creazione di gruppi che gestiscono le rotazioni, perché naturalmente in aziende anche medie, non bisogna andare su numeri grandi, non è tanto concepibile che ci sia un po' di bottiglia o un unico deputato alle rotazioni, ma la soluzione è pensata per poter andare a costruire gruppi manageriali proposti alla rotazione, ognuno per il suo gruppo di competenza. Quindi il manager al secondo ufficio potrà gestire tutte le rotazioni delle persone al secondo ufficio, e il manager del quarto ufficio chiaramente gestirà le sue persone. Questo è fondamentale anche dal punto di vista della privacy sui dati, ma anche dal punto di vista della semplicità d'uso, perché nel caso in cui il manager si connette alla propria piattaforma con il proprio profilo, naturalmente vedrà solamente la gestione della persona, quindi non avrà una vista semplificata nelle rotazioni. Come potete vedere qui sono anche le persone smart working, perché noi e i nostri clienti già stiamo guardando oltre, quindi adesso questa soluzione utilizzata per gestire le rotazioni in questa, diciamo, fase 2.1, ma in futuro, per come sono i nostri insight, gli insight dei nostri clienti, sempre più persone saranno in smart working, quindi ci sarà la possibilità di andare a capire come queste lavoreranno da remoto, anche qua in termini di slot che potranno prenotare, dichiarazioni che essi lavorano da remoto, e sempre vedremo l'uso dell'applicazione mobile per la gestione del lavoro da remoto con scenari, diciamo, evoluti rispetto a questi base. Non può mancare naturalmente una parte di anagrafica gli spazi, che sono le stanze nel quale vorremmo fare rotazione. Qui in questa demo appunto c'erano alcune per l'ufficio secondo, alcune per l'ufficio quarto, alcuni clienti la stanno estendendo anche a diversi building, quindi potremmo avere una gerarchia completa sia in termini di building appartenenti alla società e poi uffici e stanze appartenenti ai singoli building. Come vedete qui, l'home office rispecchia la location dello smart working visto in precedenza, sempre in ottica futura, mentre il locale mensa si sta usando in maniera sperimentale, come diceva Francesco, il roadmap, perché sarà possibile per le persone che ritornano al lavoro utilizzare il portale per andare a prendere uno slot all'interno della mensa, sempre qui per rispettare i criteri. Quindi se io avrò 100 posti in mensa dei miei attuali 300, potrò dividere ad esempio in fasi diverse 12-13, 12-14, 14-15, e fino all'esaurimento le persone potranno dare indicazioni a quale orario andare a mangiare per poi evitare, per rispettare gli spazi all'interno. Nella parte gialla e parte rossa c'è la vera e propria soluzione. Quindi questa qui in giallo è la parte per la creazione dei criteri. È possibile utilizzare un'app molto semplice tipo questa, spero di sposto il web, in cui io posso andare a fare allocazioni, tipo in questa stanza qui voglio un certo numero, posso fare un certo numero di posti, chiaramente avendo informazioni sulla percentuale posso anche decidere in base a quante workplace creare per questo spazio, indicare chi sarà il manager che farà questo tipo di gestione e per quanto tempo questa rotazione durerà. In questo caso, se posso fare una rotazione di sette giorni, ovviamente ripetere la scadenza e attribuire il mio gruppo che potrà poi partecipare a questo tipo di rotazione. Vado leggermente veloce per cercare di non sforare tantissimo. È possibile poi utilizzare dei criteri anche più sofisticati che non siano le locazioni puntuali, che si possono utilizzare per ogni tipo di rotazione, in cui in un solo template possiamo andare a indicare, per esempio, tutti gli uffici
per tutte le stanze del nostro ufficio, addirittura per tutti i building, come saranno il tipo di allocazione. Qui c'è un esempio, ho creato diversi slot di scrivanie per un solo colpo, che poi posso utilizzare per un tipo rotativo, come non fare la creazione di qualcosa dell'applicazione precedente. Ad esempio, in questo caso, una di queste righe rappresenta uno slot all'interno della stanza, e quindi semplicemente vado a crearmi un criterio per quale, una volta istanziato, io in un solo colpo avrò tutti i posti a disposizione. Diciamo, questo è l'effetto della creazione a fronte dei criteri che avete visto in precedenza. Quindi sono tutto quello che ho schedulato per la prossima settimana. Quindi la prossima settimana io avrò a disposizione questi slot nella stanza 318, questi 312, questi 311 e quelli per l'ufficio quarto. Ho anche sperimentalmente fatto alcune postazioni di home office, perché sempre le persone con lo smartphone potrebbero comunicare di voler lavorare da casa. A questo punto c'è il video, no, di come le aziende possono gestire questo tipo di allocazione. Vi faccio vedere, diciamo, quella che stanno adottando alcuni clienti. C'è la parte proattiva del dipendente. Quindi io che sono magnanioso, come abbiamo visto prima, faccio parte del secondo ufficio, a fronte dell'istanziazione di questo criterio, essendo la persona eletta a poter rientrare, vado sul mio smartphone e sarò notificato di questa presenza. Quello che vedete qui, queste tre applicazioni a stelle, sono tre applicazioni che produce ServiceNow, una mobile per la gestione complessiva della piattaforma, una HR dedicata a scenari tipici, ad esempio di onboarding, questa che usiamo noi, che è rinominato Return to Work, che viene utilizzata proprio per lo scopo di fare check-in e di scegliersi proattivamente una scrivania. Quindi sto utilizzando il telefono, come vedete adesso sto portando qui nel mio stream, diciamo, una semplice applicazione, e vado a vedere tutti quelli ovviamente che ho diritto a poter vedere e potermi posizionare. Posso anche vedere dove si trovano i miei colleghi, quindi se devo stare vicino a qualcuno posso scegliere da questo, vado a prendermi questa 311P, la vado a selezionare. Quello che vedete qui è naturalmente tutto che mette a disposizione l'applicazione. L'applicazione è qualcosa di più ampio rispetto al scenario, diciamo, semplice scenario di back to work, quindi avremo anche feature di geolocalizzazione nel caso in cui ci dovessimo spostare, volessimo sapere un percorso per andare da una sede all'altra, e la possibilità di addirittura poi fare delle attività. Come dicevo, alcune clienti la stanno utilizzando per criteri smart working, quindi io dall'app posso anche eventualmente allegare documenti, fare note di lavoro, poter comunicare qualcosa direttamente. Per lo scenario che ci compete, io mi vado a scegliere la postazione e faccio un assign to me, quindi questa mi piace, nella stanza, nell'applicazione principale avrò che ho accettato la postazione in 311. Naturalmente questa mia scelta si riflette da questo punto di vista, quindi il mio manager vedrà qui lo stato è cambiato, non so cosa se ha accettato questo tipo di postazione. L'altro tipo di scenario, viceversa, veloce, mi scollego, mi levo dall'applicazione, naturalmente di conseguenza il mobile si riflette, qui non sono più allocato. Cosa fanno i manager? Quindi se lo scenario parte nell'altra direzione, possono utilizzare o direttamente quest'app, quindi ovviamente andando a inserire il mio nome qui come avete visto, oppure utilizzare un'applicazione di dispatching grafica, molto semplice, in cui con dei drag and drop vado a fare uno spostamento di questo tipo. Per esempio, questo qui, in cui tutti i dipendenti a cui sono titolato ad attribuire postazioni, io sono qui, sono tra gli ultimi, ad esempio 311, me la sposto qui, faccio un aggiornamento, e quindi mi troverò l'attribuzione, diciamo, da questo punto di vista, attraverso l'applicazione grafica. Completa la soluzione anche il calendario, per poter far sì che i manager dipendenti per ciascuno dei gruppi possano avere allocazione giornaliera e settimanale delle persone all'interno delle stanze, ovviamente meno per le persone di propria competenza, e come dicevo prima, le dashboard. Nelle dashboard stiamo definendo, possiamo andare a vedere stanza per stanza la percentuale occupativa, lo stato di allocazione
quelle che sono ancora pending, quelle che sono ancora accettate e distribuite ai nostri dipendenti, quelle che già sono state, un'allocazione per piano, a quelli che stanno, a quei clienti che stanno chiedendo la possibilità anche di vedere piano per piano come si siano allocati per mettere in sicurezza anche al di là di quello che può essere la situazione contingente del Covid, e lo storico occupazione stanza, ovviamente sulla tutte le analitiche su come sono state occupate in precedenza, ovviamente navigabili così come consente la piattaforma, perché i dati che vedete qui sono qui, e quindi andiamo a vedere stanza per stanza come si è evoluta lo stato occupativo a seconda dei dipendenti, proprio in un'ottica di analisi di esposizione. Vado velocemente sulla parte del portale che abbiamo visto prima, poi lascio continuazione con le cose. Il portale è la stella polare in questo momento, e attraverso il portale, oltre gli scenari tipici che ci caratterizzano, lo stiamo anche utilizzando in alcuni scenari per alcuni clienti per appunto richieste di DPI, ma anche per notazione sempre delle mense, in cui è possibile scegliere fasce orarie, fare la prenotazione ovviamente per gli altri. E poi tutto questo darà frutto naturalmente a un insieme di slot in cui sono stati occupati per sia per la memoria storica o anche in questo caso per la gestione dell'esposizione, perché chiaramente essendo un ambiente comune è quello che più no, può essere causa di rischi per il futuro. Completo la mia presentazione, sto un attimo lo sharing, quindi raccogliamo le domande alla fine, solo per dirvi le ultime due cose. Una che sono due cose, diciamo, di stampo ottimistico, di stampo molto ottimistico. Una è questa, cioè il nostro knowledge, quindi noi stiamo continuando l'attività, chiaramente non ci fermiamo rispetto a quelli che siano gli stati attuali fisici, abbiamo portato tutto sul digitale, siamo diventati, come dicono i miei colleghi, il Netflix della piattaforma per gli scenari IT e non solo, quindi potete non solo vedere gli eventi live, ma andare a vedere tutti gli eventi precedenti che riguardano, se ne destinano a tutto quello che è intorno, quindi eventi, partner, scenari e così via. Naturalmente è tutto gratuito, tutto sulla piattaforma. E voglio chiudere così come ha aperto Francesco, anche qui con un grande ottimismo, e cioè che andando un po' a studiare, naturalmente sono studi fatti da ricercatori e persone con più background di me, così come lo stato, le varie pandemie, le varie condizioni disastrose hanno sempre portato comunque nel genere umano delle innovazioni, un nuovo modo di vedere la vita, anche con tantissimi vantaggi. In questo caso, diciamo, per noi il Covid deve essere considerato anche un catalizzatore della trasformazione digitale. E quindi quelli che stiamo mostrando sono solamente gli scenari iniziali, ma siamo proiettati verso quello che ci riserverà il futuro, e noi ci saremo. A te la parola. Grazie mille Mario, e se siete d'accordo ci prendiamo 5 minuti perché ho raccolto delle domande. Ho visto che già Luca sta rispondendo nel pannello Q&A ad alcune domande. Intanto ne faccio una per Francesco e poi se Luca vuole rispondere direttamente anche qui così sentono anche tutti gli altri partecipanti. Allora Francesco ci chiedono, pensa che l'INAIL emanerà disposizioni di obbligo di smart working per tutti i lavoratori del servizio pubblico che siano affetti da una malattia invalidante severissima ma senza indicazione di gravità, cioè autosufficienti? Mi occupo di tecnologie e di organizzazione. Questa domanda, per essere certo di dare una risposta corretta, la condivido con i colleghi. Purtroppo Francesco ci si blocca. Ok, passo magari alla domanda che avevo per voi, Mario, e poi dopo riprendiamo Francesco. Allora, visto che Luca stava rispondendo già alla domanda in quale PA sono già state utilizzate queste Ma questo lascio a Luca che il app? Sì. Vediamo se Sì, allora, vabbè, eccolo. Francesco ha anticipato il fatto che le app attualmente sono in via di utilizzo alla divisione IT, al dipartimento IT della DCOD di INAIL, e in base alla fine della sperimentazione andranno
in esercizio nell'istituto, mentre per quanto riguarda altre pubbliche amministrazioni abbiamo fatto vedere la soluzione a Invitalia, che è interessata. Poi ci sono delle altre pubbliche, altre aziende, non pubbliche amministrazioni come Acea, per esempio. Scusami, magari anche tu la videocamera così non... Ok. Non ho sentito, comunque fondamentalmente Inail e Invitalia, per semplificare, con Invitalia stiamo discutendo come introdurre la soluzione, la stanno valutando. Poi ci sono altre aziende che non sono direttamente pubbliche amministrazioni, che hanno acquisito la soluzione, come Acea e altri. Questo in Italia, ovviamente. Poi, se parliamo di pubbliche amministrazioni a livello mondiale, ce ne abbiamo diverse, che però ovviamente per ovvi motivi magari non posso menzionare, in quanto non abbiamo l'autorizzazione a farlo da questo punto di vista. Ok, vi faccio un'altra domanda: come viene gestita e catturata l'informazione di un eventuale contagio di un dipendente? Quanto è richiesto il coinvolgimento dei dipendenti per l'acquisizione delle informazioni di contagio e quanto queste sono acquisite in automatico? Ok, allora, per quanto riguarda questo, molto dipende dall'organizzazione che si è dotata, dalle informazioni. Quindi ci sono aziende che si sono attrezzate a livello che davanti all'ingresso hanno i termoscanner e quindi valutano l'impatto che può avere e rimandano indietro il dipendente. In ogni caso, da quello che sappiamo noi, il protocollo prevede che sia il dipendente a comunicare di essere affetto da Covid in maniera confidenziale, ovviamente, non in maniera pubblica o così via, e che l'azienda, attraverso la soluzione, può determinare quelle che sono la lista dei possibili contatti da comunicare alle ASL per determinare che siano avvisati perché debbano magari sostare in quarantena o cose del genere, e dall'altra parte l'azienda può metterli in out of office per evitare che possano anche loro entrare in ufficio. Ok, e Francesco, se vuoi finire di rispondere alla tua domanda di prima, poi magari avvio la sessione di pratica, così potete continuare a rispondere alle domande delle persone, che vedo che molti ci stanno salutando in chat e che devono andare via. Francesco? Sì. Non so fino a che punto si è sentita la mia risposta. Dicevo, io mi occupo di organizzazione digitale, quindi questa domanda, che è puntuale, merita una risposta anche precisa. Aggiro i colleghi, così posso fornire una risposta. Perfetto, io a questo punto ringrazio tutti i partecipanti e vi ricordo che i materiali saranno messi online sul nostro sito nei prossimi giorni. Ringrazio i relatori Mario Noioso, Luca Zuini e Francesco Colasuonno e ServiceNow per la collaborazione e gli spunti offerti oggi. Adesso avvio la sessione di pratica, così i relatori possono continuare a rispondere alle vostre domande. Grazie mille e buona giornata. Buona giornata.